Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, Gesù, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidone, venne verso il mare di Galilea, in pieno territorio della Decapoli. Gli portarono un sordo muto e lo pregarono di imporgli la mano. Lo prese in disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e disse: Effata, cioè apriti. E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. E comandò loro di non dirlo a nessuno. Ma più egli lo proibiva, più essi lo proclamavano e pieni di stupore dicevano: Ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi e fa parlare i muti. Parola del Signore. Volete che ce lo ricordiamo ancora una volta? Il Vangelo non è il giornale. Non bisogna leggere il Vangelo come si legge un fatto di cronaca, perché altrimenti non ci siamo. Il Vangelo è fede e bisogna leggerlo con questa attenzione di fede. Il Vangelo non è così delle vicende successe a Gesù per noi poter dire: mamma che bravo che è Gesù. No, no, il Vangelo è fede. Allora in questo brano del Vangelo ci sono io e ci sei tu, altrimenti abbiamo sbagliato strada. Siamo noi quei sordi, quei muti. Quindi non è il miracoletto che Gesù fa che ci interessa, ma va là. C'è molto di più, c'è un'esperienza, c'è l'esperienza di un incontro, c'è un Dio che si avvicina. E avete sentito con quale attenzione Dio si avvicina, ci tocca. Guardate che è rivoluzionario questo Dio, sapete? Non è un Dio distante, addirittura che ha paura degli uomini o ha invidia degli uomini o ha rabbia degli uomini. Un Dio che ha un amore speciale per ogni persona umana, ogni, tutti, e tocca. Pensate che se non leggiamo così questo Vangelo è talmente strampalato che non capiamo niente, solamente l'inizio. Chi conosce un po' di geografia della Palestina dice: sto quale fora. È come se avesse detto qua, lo dico in un altro modo, Gesù deve andare a Roma, va verso Milano, fa un giretto verso la Svizzera, si trova ad Hannover, in Germania. Ha detto la stessa cosa. Per chi conosce un po' la geografia dice: ma che cosa sta dicendo sto qua? Allora forse non è una lezione di geografia il Vangelo. Il Vangelo vuole dirci una cosa valida per sempre. Sapete qual è? Molto semplice. Gesù va nelle periferie. Gesù è l'uomo che incontra nelle periferie tutte le persone, quelle periferiche, quelle più dimenticate, quelle più emarginate. Va là, in queste situazioni. E Gesù là vede le persone, vede il cuore e le tocca. Che bello che è questo Dio. Capite? Papa Francesco, quando parla delle periferie, è perché conosce bene il Vangelo. Questo Vangelo è il suo, ce l'ha nell'anima. E allora c'è la vicenda mia, tua. Portarono a Gesù un sordo muto. Portarono. Che fortunato che deve essere stato, eh? Perché
se era veramente solo, in questa sua chiusura di silenzio, sordo, muto. No, una vita silenziosa, però è fortunatissimo perché c'è qualcuno che lo accompagna, c'ha delle amicizie. Ma che bello quando qualcuno ci porta, si avvicina a noi, ci prende per mano. E che bello quando facciamo la stessa cosa anche noi, magari dei sordo muti, nel senso di incapaci di comunicazione umana e anche con Dio, Pensate che questo Vangelo era letto dai primi cristiani quando battezzavano, perché erano sordo muti quelli che non potevano ascoltare la parola di Dio e non potevano parlarla. E il battesimo apre l'udito e scioglie la lingua. Allora questo qua viene portato da Gesù e dicono: Gesù, imponi la mano. Solo questo è un gesto ieratico, sacerdotale, imporre la mano, ma Gesù fa molto di più, ha un'eccedenza Gesù di umanità incredibile, eccede proprio in umanità. Guardate i gesti che fa Gesù. Primo, lo prende e lo porta lontano dalla folla, forse per dire: tu sei unico, tu sei ripetibile. Ma no, Gesù, siamo tanti, come fai a conoscerci tutti? Tutti siamo conosciuti e amati da questo Dio Gesù, singolarmente, ci vede nell'anima, nel cuore, quindi non siamo parte di una massa qualsiasi. E lontano dalla folla fa dei gesti incredibili. Primo, mette il dito nell'orecchio. Ah, io non lascio che nessuno mi tocchi l'orecchio. Voi mamme lo sapete molto bene, no? Quando pulite l'orecchio del vostro figlio, mamma mia, fai salti, mamma, lasciami stare, È intimo, toccare l'orecchio è una cosa, pensate. Allora ci vuol dare un gesto così qualsiasi, ma no, ci vuol dire che Gesù è capace, è l'artista, di toccare, di plasmare nella novità, di ricreare qualche cosa che c'è dentro di noi, ha un'intimità unica nei nostri confronti. E poi il secondo gesto ancora di più, ha fatto addirittura una cosa incredibile: ha preso la sua saliva e ha toccato la saliva dell'altro. Ma che schifo! No! Cosa fanno due innamorati? Quando due persone si vogliono bene, che cosa fanno? È il Dio del bacio questo qua, è il Dio della relazione. Ma quante persone credono che Dio è un'idea, è un'entità, ma hanno ragione ad abbandonarlo questo Dio, perché ci credono solamente così, no? Quando hanno bisogno di miracoli? È il Dio lontano, non l'hanno mai incontrato, poveretti, non sono mai stati baciati, o meglio, non si sono mai lasciati baciare da questo Dio, capite? Dio, il Dio Gesù, il Dio di Gesù, è veramente un Dio che entra in comunione, ci bacia, e finché non c'è questo incontro, questa relazione d'amore, Dio rimane sempre distante, distante, distante. E poi guarda verso il cielo, non vi spiego tutte quante le parole, bisognerebbe, ma le più importanti. Effata, parla Gesù, e grida addirittura, e grida Effata, questa parola, pensate che era la parola della sua casa, era il dialetto, l'aramaico, non lo parlavano in giro, lo parlavano solamente in casa, tra mamma e figli. No, proprio a dire una relazione veramente intima, profonda, di casa. È il Dio della famiglia, della casa, della comunione ancora. È fatà, cioè apriti. Ma non vedi quanto sei chiuso? Non vedi che sei incapace proprio di sentire, di comunicare, perché sei chiuso in te stesso? Ma quante chiusure abbiamo? Allora apriti, apri la porta.
apri la porta a questo Dio perché entri come ospite nella tua casa, accoglilo, no? Apri la porta della tua anima perché possa, apri agli altri la porta della tua vita, apri a te stesso. Sei chiuso, chiuso nei tuoi egoismi, non puoi avere futuro, non hai più relazioni, ti sei chiuso. Ma quanto egoisti siamo tante volte, no? E ci chiudiamo noi stessi. Capite questo effata, questo apriti. E dice, annota l'Evangelista, si sciolse la lingua, ma prima ha detto si aprì l'orecchio. Che cosa vuol dire questo? Che se prima non cominciamo ad ascoltare, non possiamo comunicare. Guardate che anche umanamente è stupenda questa frase qua. Siamo incapaci di comunicare tra di noi perché non ci ascoltiamo più e non ascoltiamo più Dio anche. Siamo sempre in rete, siamo sempre con le cuffiette lì, incapaci di comunicare. Ma quante persone litigano dicendo la stessa cosa? Perché non ci si ascolta più e si pretende che con Dio sia la stessa cosa. Non lo ascoltiamo più. La parola di Dio non entra più dentro di noi. Per forza non incontriamo più il Signore, non comunichiamo più con Lui. E ripeto, anche umanamente la stessa cosa. Non ci si ascolta più, non si ha più tempo. Non c'è più un attimo di silenzio. Mi permettete di usare questa parola diventata proprio strana? Non siamo più capaci di fare un attimo di silenzio, non dico solo i giovani, anche noi adulti. Andate in una casa che è sempre la televisione tacà, perché c'ha paura del silenzio, c'ha paura del silenzio, e bisogna sempre avere qualche cosa che ci difenda, mentre invece è fatica ascoltare l'altro, no? Se non siamo capaci di fare un po' di silenzio dentro di noi, nei nostri sentimenti, nel nostro modo di pensare, di essere. Gesù ci libera da questo, lo vuoi? La gente è stupefatta. Innanzitutto dice Gesù a tutti quanti, adesso non dite niente a nessuno di quello che avete visto. Perché Gesù? Dai, dici perché, è chiaro, no? Di questo Dio o si fa esperienza personalmente o altrimenti non serve che te lo raccontino così. Di questo Dio, di questo modo di agire di Dio, di questo incontro, o si fa esperienza diretta altrimenti? Però la gente lo comunica, lo dice, e dice, mamma che bello, ha fatto bene ogni cosa. È la stessa cosa che diceva nella creazione, no, la Bibbia. Quando Dio creava, comincia a creare le stelle, il sole, la luna, comincia a creare gli alberi, gli animali, e tutto era bello, e tutto era bello, e tutto era bello. È la stessa cosa, no? La bellezza, è una ricreazione che Gesù sta facendo. E quando crea l'uomo, vi ricordate, e tutto era molto bellissimo, scusate, non è italiano, ma è così che dice la Bibbia, perché l'uomo che si mette in contatto con questo Dio, creato da questo Dio e si lascia veramente ricreare da questo Dio e comincia a comunicare con questo Dio, diventa un uomo bellissimo e tutto era molto bellissimo. Vi auguro che questa settimana possiamo, mi auguro, fare questa esperienza con Dio, quindi di aprirci, e con gli altri, e quindi di aprirci. Tanti auguri allora e buon cammino a tutte e a tutti.